intervenire proprio in un modo più concreto, anche economico, perché questo è il fatto, non si può mandare avanti una storia, una cultura, tutto ciò che di bello abbiamo nel nostro territorio semplicemente con le forze del volontariato. Questa è la cosa più, diciamo, poco credibile che in effetti la politica fa su queste cose, perché la realtà è un'altra. Presentare i nostri territori sono bellissimi sotto tutti gli aspetti, integri, fatti, però non possiamo avere dalla politica, dall'alta politica, solo una questione di veti. Noi abbiamo solo veti. Qualunque cosa facciamo, c'è un veto, ci vogliono 5 anni per risolvere un problema che non si risolve mai. E' questo che la politica a livello regionale, a livello comunale, a livello di tutto si deve mettere in testa. Perché i veti, va bene per i veti di certe cose, però non va bene neanche che uno può fare uno sviluppo turistico, uno sviluppo ambientale, uno sviluppo di qualsiasi cosa. No, questo non si può fare, questo non si può fare e questo non si può fare. Questa è la prima base principale. Io sono, noi come si dice, a Rio Freddo abbiamo sulla terra degli equi, abbiamo una necropoli degli equi, che praticamente negli anni, anche in quegli anni precedenti, io non voglio abbattere tutto ciò, no, come diceva Settimo, no. Però in effetti qualcosa è stato fatto anche lì. Certo, in rapporto ai finanziamenti dati, in rapporto a tutto quanto, è stata forse poca cosa. Noi abbiamo fatto una necropoli praticamente qui, e quindi abbiamo insieme costruito anche un museo che era un palazzo dei Garibaldi, perché a Rio Freddo è venuto il figlio di Garibaldi, ovviamente si è costruito questo castello. Noi come comune l'abbiamo acquisito e ne abbiamo fatto un museo, il museo delle culture praticamente, che prende la storia garibaldina con anche la storia del nostro paese, la storia degli equi e tante altre cose. Abbiamo fatto in questa necropoli, veramente abbiamo anche ricavato degli oggetti bellissimi, insomma, che abbiamo esposti al museo. Ecco, questo è un fatto molto importante, perché ogni paese dovrebbe avere un locale, un ambito in cui praticamente espone le sue immagini, la sua storia e tutto quanto, perché la storia nostra, culturale, la nostra è molto importante, questo anche per il futuro e per la questione della gente, perché bisogna mettersi anche in testa. Noi dobbiamo collaborare, però dobbiamo collaborare con tutti, dai cittadini fino agli amministratori, anche allo Stato, alla Regione, alla Provincia, perché altrimenti non si vede nessuna parte. Giustamente, come diceva il Sindaco di Camerata prima, è cambiato questo clima attraverso anche le associazioni che si stanno facendo con i comuni, che la legge ci ha imposto, perché inizialmente volevano addirittura cancellarci da questa, come paesi, come storia praticamente. Ecco, stiamo riuscendo praticamente piano piano nel cercare di riunire tutte queste cose attraverso una legge regionale che, diciamo, che se la fanno in un certo modo possiamo anche, perché noi siamo per le associazioni, non siamo per la cancellazione praticamente della nostra storia, dei piccoli comuni, perché non ha senso dire facciamo un'unione, poi non si sa più l'identità e l'identità dei paesi. Questa è una delle cose che abbiamo posto in tutte le varie riunioni, l'abbiamo posto al governo, l'abbiamo posto alla regione, l'abbiamo posto a tutti, per cercare di fare questo sviluppo che in effetti il nostro territorio ha bisogno. Perché lo sviluppo è chiaro, anche il turismo è un sviluppo. Noi abbiamo fatto negli anni precedenti, come Rio Freddo, anche cercare anche di coinvolgere, siamo per esempio Tivoli, Roma, nelle varie strutture. Poi abbiamo fatto degli stand che sono stati anche pubblicati a Assisi, nelle varie zone. Ecco, però è questo, secondo me, questa collaborazione con i comuni più grandi, con la storia che hanno anche loro, e portare delle persone, dei turismi attraverso anche delle nostre strutture, portare della gente che viene nei nostri paesi, anche per dare uno sviluppo a questi paesi, a questo nostro territorio, che altrimenti rimaniamo un paese diverso che piano piano viene abbandonato. E questa praticamente la crescita è tutto ciò che dobbiamo inventarci, che dobbiamo cercare di costruire. Il GAL può essere partito in un certo senso, partire la posizione principale. Certo, abbiamo avuto un'esperienza con la Comunità Montana che è stato fatto un GAL e stiamo pagando ancora le conseguenze. L'ultima lettera dell'altro giorno, quando diceva che praticamente che noi comune dobbiamo cercare
di mettere delle risorse a disposizione semplicemente per pagare gli avvocati che sono stati in questi anni. E questa è la storia, è stata un'esperienza fallimentare e bisogna cercare, ecco, partendo dal basso, benissimo, troviamo le strutture, troviamo le collaborazioni, siamo tutti, perché ci vuole anche collaborazione di privati in questo, altrimenti non si va a nessuna parte, questo è il problema. E allora cerchiamo in questo modo di riorganizzarci e di fare veramente dei nostri territori qualcosa di più, di molto interessante di più. Grazie a tutti. Grazie a Carta di Tito De Cinedo e di Io Freddo, che beh, no, perché già sto a pensare al sindaco successivo. E sì, beh, diciamo che questo discorso è un discorso importante. E noi siamo stati, abbiamo visitato il museo lì a Io Freddo, è veramente emozionante vedere questi reperti storici che appunto sono le terre degli Elbi. E quindi è chiaro che quando pensiamo agli Elbi pensiamo solo che a noi come comune ci costa 60-70 milioni all'anno, certo. E quello è il problema, e la regione non ti dà una risorsa, e infatti noi abbiamo proposto il museo qui a Camerata su gli ex centro di recupero della fauna selvatica. Ovviamente di mezzo c'è sempre il parco che crea tanti problemi in questa situazione. E però l'approccio è sicuramente differente, cioè noi vorremmo che l'approccio, cioè il discorso di spendere i soldi per gestire il museo esiste, chiaramente a costo zero è difficile fare cose, però se coinvolgiamo più gente possibile, tutta la comunità, e quindi lo facciamo vivere e diventa un centro di utilizzo quotidiano della comunità, il museo non è più una cosa astratta che sta lì appoggiato per rappresentare solo delle cose, ma diventa una parte viva del paese utilizzata da tutti i cittadini. Questa è la nostra idea del museo. È un momento anche di sviluppo, perché a quel punto se i cittadini stanno insieme, elaborano idee e cercano di tutelare l'isolamento e le gelosie paesane, che sappiamo tutti esistere in tutti i paesi, beh, forse può darsi che elementi più acute e possa uscire anche qualche proposta positiva, insomma, no? E quindi superiamo la logica che sta ognuno dentro le proprie case, insomma, questo è il discorso. Cioè, un piccolo intervento dopo. Proprio sul museo volevo. Però prima volevo dare la parola a Amedeo, il sindaco di Cinedo Romano, che ricordo che Cine Wegesser ha fatto un quadro che riguarda proprio Cinedo Romano, quindi fa capire perché. Comunque, buongiorno a tutti, scusate un po' di raucedine perché questi giorni forse ho preso un po' di malattie periodiche, chiamiamolo così, un po' di raffreddore. Ma non è comunque io vi ringrazio in un modo straordinario per darmi questa possibilità, dal sindaco all'amico dell'associazione Camerata, ai colleghi, al sindaco di Freddo e chi meno male è sensibile a queste domande. Ma io sono un po' più critico, ve lo dico con onestà, ma non perché voglio essere critico, ma fare critica per proporre qualcosa che si muove, che dia la possibilità, che incida su questo territorio, perché io ho un passato abbastanza lontano dalla politica. Sono circa 40 anni, ho fatto la politica sempre di servizio. Se non per me stesso, ho fatto l'infermiera professionale e mi sono dedicato veramente al servizio della gente, chi mi conosce più. Però questo territorio negli ultimi 20-25 anni è stato solamente terra di abbandono o di qualche iniziativa senza progettare un futuro. Diciamocelo con tutto, ma al di sopra delle valenze politiche, io non voglio criticare i colori della politica, ma la politica stessa. Perché questi territori stanno diventando, guarda con onestà, anche a lei che è consigliere della quinta circoscrizione, lancio un messaggio abbastanza forte. Assessore. Questo territorio, vabbè, consigliere, assessore, adesso l'organigramma non vuole, ma rappresenta la città metropolitana. Allora, io dico questo, noi se andiamo avanti di questo metodo politico, questi territori scompariranno. Torneremo riserve indiane, cioè la storia ce lo insegna, le guerre di successione, come la terra dei conti sono state le guerre con l'impero romano, con gli Elbi, che forse è stato il nemico più ostico, certo. Dove forse è dovuto scendere dopo tanti anni al compromesso,
o a mediazione, non dico compromesso perché lavorano un po' troppo parti. E allora questi territori, ma credo una cosa, correggetemi, sono nati prima dell'Italia, perché l'Italia è nata nel 1870, noi siamo nati intorno al 1100, questi territori furono costruiti per dare, ma io faccio un sommo, diciamo, di periodo, no, ma noi abbiamo storia, cultura, territorio, patrimonio dell'umanità, perché io sono il patrimonio dell'umanità. Allora questa terra, questi territori, che veramente io devo dire da settimana, da altri amici, stiamo rivedendo un po' di passione. E lo dico con molta franchezza, però con i colleghi, perché io sono presidente dell'Unione del Medaniene, quando feci questa proposta c'è stato un po' di, non lo so, un po' di scivolarsi, di vincolarsi. Io l'ho presentata come presidente, forse le esperienze che hanno preceduto queste iniziative hanno dato una risposta negativa. E quello che potrebbe essere gli investimenti di questo. Perché il gruppo d'azione locale, che ha una propria identità, che pensa di far crescere e sviluppare questo territorio, ma non come hanno gestito chi ci ha preceduto, speriamo che nasca questo nostro GAL Terra di Ieri, perché io ci credo, me lo sono letto, studiato, ho detto agli altri colleghi, dice ma sì, cominciamo. Cambiamo la metodologia di gestirlo, perché io lo dico con onestà, nel mio comune dove il GAL, lo dico, non ha mai dato un finanziamento, ci dava sulla carta, e poi non ha mai fatto le coperture economiche. Allora quel tipo di gestione politica di GAL sul territorio non ci serve. Non ci serve. Perché prima di tutto, onorevole assessore, chi dà gli indirizzi di quello che sono gli investimenti, il futuro, no? È la politica. E negli ultimi anni è stata molto latitante su questi temi. E io lo dico con fermezza, lo condanno allo stesso tempo con fermezza. O la politica torna a servizio, o non c'è più futuro per le future generazioni. Perché questa è una cosa. Oggi la politica per me è diventata affare personale, lucche personale, dei colleghi ci dicono. Oggi è diventata. Ma io mi ricordo, oggi negli ultimi anni, vent'anni, guarda, ho detto vent'anni. Lei da quant'è che sta in politica? Vabbè, io sono 50 anni. Ma io ho detto lei è uno che ha portato. Lei è uno di quelli. Non credo. Come? Sono 50 anni. Mi faccia finire poi lei se mi vuole dire qualche, io rispondo con molta onestà. Già glielo ho detto prima, dalla politica non ho avuto mai nulla. Aspetta, mi perdoni, io mi sono venuto a fare l'investigatore, io so che cosa posseggo, 300 piante d'oliva e viene con me a potarle, a raccoglierle e a sistemarle. Le dico subito che cosa faccio. Le proposte che ho detto, ho criticato il sistema che hanno creato, chi ci ha governato, a livello nazionale, a livello provinciale, a livello regionale. A livello locale? Ma a livello locale io non lo voglio, perché io non facevo il sindaco a Camerata. Io ho fatto il sindaco a Cinito, ma l'ho rieletto due volte, però ho commissariamento perché sono una persona onesta. Questo lo dico con molta onestà. Vado a vedere i risultati, per dire che sono. Io ho speso la mia vita al servizio della gente. No, prima una mia relazione, no. Mi piace essere corretto. Finisci l'intervento, poi comunque, giustamente. Condanno questo sistema e ho pregato che la città metropolitana a noi non sia solamente, come dico, ci fa cocciti. Perché se questo territorio ha la possibilità di avere attività ricettive molto più alte, e anche per chi esce da Roma ha la possibilità di vivere quello che è questo territorio. Cioè questa deve essere una sinergia col comune di Roma. Comincia lei che è fuori, diciamo, all'epicentro del raccordo anulare. Infatti questo è al sindaco Marino e ai suoi colleghi, queste sono le nostre idee. Questo territorio sia risorsa per dare una qualità di vita diversa. Noi l'abbiamo tutelato sempre questo territorio. Forse è il mio polmone verde del Lazio. È incontaminato. Allora, la storia, questo ci insegna. Il territorio di Camerata, tra l'altro, rispetto a Subiaco, a Cervara, è quello che è rimasto come era 500 anni fa. Non è stato toccato. Il territorio degli Equi, c'erano i due parchi più grandi di tutta la regione. E dico, rientriamo in questo. I parchi. Mi ha detto di dire qualcosa, ma non devono essere questo, devono essere risorse,
l'investimento su quella proposta che lei un attimino sindaco faceva. Ma noi abbiamo questi parchi da 30 anni, ma che hanno fatto? Solamente vincoli, divieti. Per iniziative, sono le possibilità di un territorio nello sviluppo, perché se c'è lo sviluppo c'è anche la possibilità occupazionale. Allora almeno ci dassero questo. Non è che vogliamo chissà che, vogliamo che questi territori siano prima di tutto consapevoli di se stessi, perché hanno gli uomini, le idee, le persone che possono farlo crescere. E nello stesso tempo crescendo che cosa c'è? C'è cultura. C'è il lavoro, perché se si fanno investimenti si porta il lavoro, perché il grande problema nostro di questo di Argentino, amico e tutti, è l'occupazione. Noi dobbiamo trovare idee, dobbiamo trovare possibilità, inserirsi nel tessuto politico regionale, perché oggi non c'è più la provincia, che dia a questi territori quello che meritano. Non voglio ripetere, perché non sono ripetito quando parlo, tradizione, scuola, tutto quello che è questo sistema. E noi l'abbiamo detto con forza davanti alla regione, a tutti i nostri interlocutori politici, lo difendiamo fino all'ultimo momento. Non vogliamo scendere, non esistono le guerre, perché le guerre portano i morti sul campo di battaglia, dei vincitori e dei vinti, ma noi abbiamo le idee per difendere questi territori. Come le abbiamo? L'abbiamo detto già, accennato, non voglio ripeterlo. Ma quando c'è un imprenditore come l'amico, ma che ha la possibilità di fare investimenti. Perché se crea un'attività produttiva in questo territorio, ma che cosa fa? È giusto che guadagni qualcosa perché ha messo del suo, ma dà la possibilità a un territorio di dare occupazione. Perché non lo ripeto, la parola due volte la ripeto, noi torneremo riserve indiane, questo deve finire. Questi territori si devono tutelare, far crescere. E l'ho detto nella qualità della vita, di quello che sono i servizi. Ma qui ci sarebbe da parlare 10 ore, dalla sanità a quello che è il sistema di trasporto. Tanto che ci abbiamo pochi minuti. No, ecco, io ho finito, ma io sono queste cose perché mi sento, sento amareggiato di questa situazione. Infatti, conoscendoti, lo so che... E lo dico con molta onestà, in me non c'è un velo di... non lo so, io sono un libro aperto. E allora noi dobbiamo partecipare e dare la possibilità che ci ascoltino la regione, lo Stato, che ti almeno... Va bene, hanno detto prima quello che sono le strutture, no? C'è il monopolio di Rio Freddo, ce n'è pure, storia, abbiamo scoperto 2 anni fa, una villa romana del IV secolo a.C., dove già all'epoca c'è un torchio e una vasca, la più grande del Lazio quando parla fino adesso. Dove forse già all'epoca producevano vino, olio, ce n'è trovato. Sì, sì. Poi un santuario degli equi. Ecco perché noi vogliamo creare questa parola equa. È la nostra storia, la nostra cultura. Un santuario di San Lorenzo a Cimino, chiamato San Vincenzo, nell'VIII secolo avanti Cristo, degli equi. Abbiamo chiesto, come si dice, finanziamenti per poter tirare fuori, non ci danno un centesimo. Lo stiamo facendo con le nostre spalle, con le nostre braccia, perché almeno diano la possibilità a questi loro di essere conosciuti. Esatto. Cioè, io credo che voi siete un'associazione a Cineto, non c'è questa associazione. E non sono invidioso, ma ne sono, come ti posso dire, entusiasta per quando c'è questa cosa. Cerchiamo di creare una rete di questo tipo. Che dia la possibilità, un sistema di rete, cercando di creare dei itinerari, chiamiamoli così. Cineto che cosa produce? L'olio? Camerata produce questo? Io credo questo. Questo deve essere la nostra possibilità. I portali che ci hanno proposto, che voi sapete, della provincia non ci serve. Che per creare i portali bisogna prima creare chi produce quello che ci stanno dicendo. Sì, ma l'abbiamo già fatto. Ma io la provincia, non lo so, per questo, no, in un convegno a Vicovaro. Ma sì, facciamo i portali, ma se non creiamo chi li produce. Questo dobbiamo incentivare. Che cosa c'è qui? L'agricoltura? C'è la pastorizia? Quell'economia. Allora questi territori devono produrre perché hanno le potenzialità per poter produrre. E scusatemi, sì. E spero che queste nostre iniziative da sindaci, da piccoli comuni, siano la possibilità alle future generazioni, che non dopo fra 50 anni si saranno noi che siamo stati veramente delle persone vergognose, che ci siamo mangiato tutto e loro non abbiamo lasciato nulla. Cerchiamo di fare qualcosa con il nostro impegno e la nostra passione. Grazie, scusatemi, sono stato un po'.